Belli Riega e... che? Coperto da copyright? Quindi non posso dirlo. Ok. Hi guys, bentornati a questa nuova parte del Let's Play di Pokémon Smeraldo. Dunque, chi è che ci rompe? Crunch! Oh, ciao, sono Ricky. Ricky? Vai a quel paese. Vabbè, sì, insomma, in questa parte finiamo di esplorare il deserto. Vediamo se riusciamo a trovare quel fottuto Pokémon che ormai tutti hanno capito qual è. E poi andiamo in un posto che non vi ho fatto ancora vedere. Una lotta in doppio. Ok, io comunque io non mi sono dimenticato di dare un'occhiata alla squadra. Intanto facciamo attacco d'ala su Senju. E botta in testa su Sussuello. Con Zigzagoon. Ed è morto. Fantastico. Attacco d'ala su Sussuello sempre. Colpo di fano. Pistola acqua su Zi, su Senju. Che cazzo dico? Non so manco io quello come parlo. Ok. Chi è che sarà al 30? Suello? Ok, il turno di Sandrash. Attacco d'ala su Nuzlocke e pistola acqua su Sandrash. È inutile che ti aumenti la difesa, tanto muori lo stesso, quindi tanto vale che non lo fai. Andiamo avanti, qui c'è un Trampinch. Vediamo un po' se riesco a scappare. Sì. Allora, siamo messi un po' male con i Pokémon, eh? Un po' tutti rotti, morti, decrepiti. Allora, pensiamo su Ello al posto di Namel. Se ci riesco. No, non ce la posso fare. Ordina. Oh. Prendiamo anche lo strumento che ha trovato il nostro fidato Zigzagoon. Pozione, fantastico. Ok, battiamo questa Picnic Girl. Con un Meryl. Attacco d'ala. Perfetto. No, non voglio cambiare Pokémon, grazie. L'ombre, appunto. Attacco d'ala. Dai ragazzi che il deserto è quasi finito. Praticamente ci manca. Ci manca l'ultima parte. Ehi. Ok, io metto il repellente. Penso sia un bene per tutti. Dov'è il repellente? Eccolo qua. Ok, allora andiamo di qua. In questo posto ci torneremo più avanti. E prendiamo questa terra in pesta. A posto, abbiamo esplorato il deserto. Non ho trovato il Pokémon che volevo trovare, ma poco importa. Lo catturerò in un'altra parte. Adesso proseguiamo e andiamo verso Ciclamipoli. Spacchiamo la roccia. Ehi, fammi andare. Ok, la prima cosa da fare è senza dubbio andarci a curare i Pokémon perché stanno veramente a pezzi. Due volte, perfetto. Così non moriranno mai più. Allora, vediamo un po'. Pokémon. Chi è che va allenato? Va allenato Manectric? No, va allenato Aron. Quindi lo mettiamo davanti. Oddio, io non ce la faccio oggi. Oh. Oh, perfetto. Poi mettiamo Manectric qua al posto di Namel. E cosa facciamo? Cosa faremo mai? Andiamo a vedere la pista ciclabile, che non ero andato a vederla. Quindi ci andiamo adesso. Quindi montiamo in sella la nostra, al nostro bolide. E andiamo. È troppo bella la musichetta di quando stai in bici. Adesso battiamo gli allenatori, salve. Non sei un'allenatrice? Tu sì, vero? Ok, questi hanno tutti questi Pokémon qua, tipo Magnemite. Sì, perfetto. Fammi andare. Ehi, voglio batterti, vienimi davanti, bravo. Ok, Ferrar, perché ho fatto Ferrartigli? No, no, no. Magnemite, ancora Fango Sberla. Ok. Salve. Ehi. Oh. Oh. Dai su, lotta, non mi interessa. Ah no, non lotti. Non lotti tu, va bene. Tu lotti invece? Ehi. Che palle quando li devo andare a cercare io. Oh. No, non ce la faccio. Mi vuoi cagare? Oh, finalmente. Già mi rompo le palle a batterli. Poi seppure mi devo impegnare a farmi vedere da questi. Da questi coglioncelli. Salve. Voltorb. A livello 6, oh mio Dio, che minaccia. Un altro a livello 6. Mamma mia, cioè, ma tu ti dai da fare con i Pokémon? Veramente, fatelo dire. Fratello, sei proprio un pro nell'allenamento. Ok, ti sei impegnato un po' di più con questo Magnemite. Ma qui non ho saltato nessuno? Mi sa questo, eh? Amico? Amico ciclista? Mi vuoi cagare? Bravo. Anzi, è una femmina addirittura.
Ok, no, non cambio Pokémon, Magnemite. Con Fangosberla ce la caviamo molto semplicemente. Continuiamo a dargli di Fangosberla e andiamo avanti. Salve. Sì. Adesso qua c'è questo che ci rompe le palle, ci dice: hai sbattuto miliardi di volte, hai fatto un tempo di merda. Ma noi non ce ne frega niente. Sì. Numero di collisione 85. Oh mio Dio, più di un minuto. La mia abilità da ciclista lascia a desiderare. Anche tua madre lascia a desiderare. Allora, andiamo avanti. Ah, sicuramente se andiamo nella Quizzoteca ci sarà un nuovo enigma, però non credo che li farò. Dai, ho fatto il primo vale per tutti, diciamo. Ok, siamo arrivati qui a... Che città era questa? Era Porto Selcepoli. Adesso ci dobbiamo dirigere verso Petalipoli perché è arrivato il momento di scontrarci con papà. È arrivato il momento di andare a battere il nostro padre alla palestra di Petalipoli e di fargli vedere quanto siamo diventati forti. Quindi, salve signor Marino, mi porti a Petalipoli. Che cosa gli ho risposto? Allora, prima... Ok, non possiamo andarci direttamente. Prima andiamo a Bluruvia e godiamoci la canzoncina che è stupenda. No, davvero epica sta canzoncina. Basta. La devo mettere nell'iPod. Vabbè. Ok, voglio salpare di nuovo e andiamo a Petalipoli. Ok, sì, è bella quanto ti pare, però adesso... Ok. Grazie mille e papà, stiamo arrivando. Eccoli la palestra. Dunque, sarà una palestra di Pokémon di tipo normale. Ma noi non abbiamo mosse lotta. Quindi... Potrebbe rivelarsi piuttosto di quanto non dovrebbe essere. Andiamo. Ok, ho intenzione di batterli tutti gli allenatori, quindi iniziamo da qua. È suddivisa tipo in porte. E su ogni porta c'è scritto qualcosa. Tipo qui c'è scritto sala precisione. Vuoi oltrepassare la porta? Sì. E praticamente gli allenatori useranno qui strumenti tipo precisione X, attacco X, difesa X, a seconda della sala. Salve. Ok, un Delcatti. Perché ho il presentimento che questo Delcatti ha quella cosa tipo attrazione, quell'abilità bruttissima, ma noi ci proviamo lo stesso col riduttore? Un'onda shock, inaspettato. Ancora? Lo sapevo io. Allora mandiamo Namel che ha l'abilità che non si fa infatuare dal Pokémon avversario. Quindi vampata. Perfetto, quanto sei potente Namel. Sì, allora andiamo di qua, c'è la sala difesa, andiamoci. Allora, abbiamo detto che Aaron è morto? Ah no, è vivo. E allora continuiamo a tenere lui. Salve. Ok, Wigglytuff. Wigglytuff, come cazzo si pronuncia? Riduttore! Ti riduco a brandelli. Sì, vabbè, ma questo... Sì, mo gli sale la difesa mia. Allora, noi usiamo una mossa speciale. Dai su. No, così non possiamo andare avanti. Ferrartigli, ma lui ci uccide prima, mi sa, infatti. Allora ti farò uccidere da Manectric con Onda Shock. Perfetto. Ok, questa è la sala forza. No, no, vediamo un po' che è questo. Sala KO in un attacco. Voglio proprio vedere. Voglio proprio vedere, sono curioso. Dai, fammi KO in un attacco, ti sfido. Butto Manectric di prepotenza. Avanti, bro. Aggressivissimo. Mazza, oh. Insomma, in un attacco mi hai fatto KO, eh. Sei ridicolo. Allora, sala capo palestra, ammazza di già. No, no, no. Andiamo a battere quelli che non abbiamo battuto. Tipo, ora passiamo di qua. Sala velocità. Ok, vediamo un po'. Se la metti sul piano della velocità. Io metto Swello. Vediamo un po' se sei più veloce di Swello. Ah, Swello contro Swello, perfetto. Attacco d'ala. Più veloce il mio, mi sa, eh. Attacco d'ala ancora. Non c'è storia, amico. I nostri Pokémon sono troppo potenti. Sala confusione. Questa già non mi piace. Allora, vediamo un po'. Sala difesa l'abbiamo già fatta. Allora, per forza di qua. Hi, man. Uno Spinda. Quanto odio questo Pokémon. Non ve lo potete neanche lontanamente immaginare. Iperpozione. Quanto odio anche gli allenatori che... Non sanno accettare la sconfitta e usano iperpozione. Ok, qui c'è.
Sala forza, andiamoci. Salve. Ah, Zangus, quanto è figo. Attacco d'ala. Oh mio Dio, cosa hai fatto? Mi ha ucciso in un colpo. Cioè, amico, ma per me ti sei dopato o qualcosa del genere? Se no, come hai fatto? Spiegamelo. Ok, sala capo palestra. Niente, dobbiamo per forza andarci, signori. E allora andiamoci a curare e poi andiamo, andiamo a distruggere nostro padre. Sì, ormai ho l'abitudine di curarli due volte. È più forte di me. Entriamo di qua, entriamo di qua, entriamo di qua, entriamo di qua. Ecco nostro papà. Ciao papà. Dunque, vediamo un po' come è messa la squadra. Allora, io direi di mettere Manectric. Loro usano mosse fisiche, quindi potrebbero paralizzarsi grazie allo statico di Manectric. Proviamoci. Allora hai vinto 4 medaglie. Bene, come promesso ci sfideremo in una lotta Pokémon, Johnny. Per me è una gioia poterti... Per me no, dai, taglia corto, babbo, e fammi lottare. Uno Spinda. No, perché ho fatto attacco rapido. Ok. Fantastico, si è anche paralizzato. Onda Shock. Onda Shock, è il primo andato, anche se con qualche difficoltà. Ok, tocca a Vigoroth. Onda Shock, lacerazione. Provo a buttarlo giù con suello, con attacco d'ala. Non ce l'ho fatta, ma sei... Dai, su, muori, perfetto. Linun, proviamo a buttarlo giù con vampata. Perfetto. Ora la sua ultima scelta è Slaking. Un Pokémon estremamente potente, ma c'è un'abilità di merda che praticamente attacca una volta sì e una volta no. Cioè salta un turno a... Cioè alterna un turno di attacco e un turno di riposo. Vampata. Così poco ti leva vampata. Oh mio Dio, quanta difesa speciale hai. Riduttore. E intanto ci ha addormentato, mannaggia a te. Come? Signori, io qua la vedo dura, veramente tanto dura. Colpo di fango. Ancora? Dai. Dai. Muori. Oh mio Dio, questa mi sa che la perdiamo, ragazzi. Questa mi sa che la perdiamo, a meno di miracoli. Niente da fare. Troppo potente. Troppo forte, non c'è niente da fare. Zaino, non ho neanche rivitalizzante. Ah sì, ce n'ho uno. Signore, ho rivitalizzante. Facciamolo su Manectric. Ok, gassosa. No ragazzi, è troppo potente sto Pokémon. Resisti a due. Ha resistito a due. Non abbiamo altri rivitalizzanti, altre cose. Ok, tanto ora lui si deve riposare, no? Quindi non siamo gassosa su Namel. Sta ciondolando, quindi noi ora mandiamo Zigzagoon in campo. Che ce lo uccide tranquillamente. Mandiamo Manectric, proviamo a fare Onda Shock. Ancora. Ancora. Signori, ce l'abbiamo fatta. È stata dura. È stata dura, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo battuto papà. Abbiamo battuto nostro padre grazie a Manectric. Veramente io credevo di non farcela. Credevo davvero di non farcela, è stata proprio dura, era troppo potente quello Slaking, davvero dopato al massimo. Ok, MT42 che contiene facciata, che io insegnerò sicuramente a suello. E intanto ora arriva lo zio di Lino, che ci deve regalare qualcosa. Andiamo da lui, entriamo nella sua casa e ci dà l'MN3, che contiene Surf. Perfetto, io direi che per questa parte è tutto. Vi ringrazio tutti quanti, se il video vi è piaciuto fate quello che volete, basta che vi abbia un pochino intrattenuto col mio parlare a volte irritante, anzi spero di no. Comunque, siamo riusciti a battere nostro papà con qualche difficoltà. Cioè, guarda la squadra, è a pezzi, cioè, un Namel addormentato, un Manectric strafighissimo, anzi, dedichiamogli l'immagine finale a questo eroe. Un saluto da Johnny Nicor.